Salve a tutti! Qui ho una marea di roba, tanta roba. Questo è il primo dei video del periodo natalizio e ho voluto partire con un haul di cose natalizie perché mi diverte sempre un sacco vedere cosa le persone comprano per Natale. Queste cose non le ho comprate tutte io, alcune mi sono state regalate e soprattutto non le ho comprate tutte adesso perché non sono così matta da buttarmi a comprare una busta enorme di roba. Quest'anno voglio provare ad addobbare la casa il più possibile. Alcune di queste cose sono state prese online, quindi qua sotto nell'info box potete trovare i link per andarle ad acquistare se vi piacciono. Ma io direi che è ora di cominciare, perché sennò questo video dura una vita. E che possiamo partire da questo, che è il mio nuovo alberello piccolino. Direi che partiamo subito, a parte quello con i calendari dell'avvento. Questo è di Lily's Kitchen e è il calendario dell'avvento per quest'anno, per Vega. Dovrebbe contenere un sacco di biscottini buoni e carini, quindi vediamo che le piacciono, ma secondo me sì. Vediamo se riesco a trovare il mio. Eccolo qua. A me hanno regalato questo quest'anno, il calendario dell'avvento della Kinder. E dire che quest'anno avevo detto niente calendario dell'avvento, poi ti trovi davanti questo, no? Come fai a dire di no? Il cappello è di Tiger. La borsa, qui, con scritto Merry Christmas e un sacco di altra roba, è di Tiger. La maggior parte di queste cose sono di Tiger. Questi sono da mettere su un alberello piccolino, che io vedrò adesso un po' su quale metterlo. Sono in legno, sono di Tiger, costano poco, sono carini. Qui ci sono queste, le vendevano in coppia, a me ne serviva una sola sinceramente, però le vendevano in coppia, sono carine, anche queste di Tiger. E hanno sopra, non so se sono gnometti o cosa, però sono stracarini e mi servono, almeno una mi serve per un regalo, quindi tu persona che riceverai questo regalo sai già che quella, cioè quando la vedrai saprai che l'avrò presa per te. Ci sono questi, che penso di averli presi a qualche negozietto cinese random, e alberelli in feltro che intendo attaccare su qualche mobile, su qualche mobiletto che si apre. Vediamo che c'è. Oh. La ghirlandina per il mio alberello che vi ho fatto vedere prima. Sì, ci sono anche le cose per decorare quello, ovviamente, perché avevo solo cose enormi. Queste sono palline sempre per decorare l'alberello di prima, anche se non le userò tutte perché, tipo, queste non mi piacciono. Adoro i campanellini, soprattutto se sono unite alle cose natalizie. Adesso voglio vedere se magari scrivendo la letterina con questa a Babbo Natale la legge più facilmente. Poi ho preso questa e ce n'è anche un'altra, qua dispersa. Queste le ho prese da Maison du Monde, anche queste da Tiger, sempre per l'alberello che vi ho fatto vedere prima. Questa che credo di averla presa sempre a qualche cinese random, però è rossa e c'è scritto We wish you a Merry Christmas, quindi stra natalizia e stra carina. Poi ce n'è anche un'altra simile, eccola qua. Questa però è di Maison du Monde. Questa ho già deciso che l'attaccherò qua. Qua, così durante i video natalizi avrete sempre la stellina che vi dice che vi auguro un buon Natale. Poi c'è questa, la candela dell'avvento di Tiger. Non vedevo l'ora di prenderla, è il primo anno che la prendo, adesso non vedo l'ora che arrivi il primo dicembre per iniziare ad accendere. Questa, sempre di Maison du Monde. Era un sacco carina. Questo l'ho preso sempre da Tiger insieme alla sua compagnuccia, che eccola qua. E sono stracarini, questi credo che li metterò sull'alberello di Natale, un po' centrali. Perché sono stracarini. In qualche modo mi ricordano me e il mio ragazzo, quindi assolutamente andranno centralissimi sull'alberello. Abbiamo quasi finito. Questo che mi è stato regalato, è stato un regalo stupendo perché è stra natalizio, è stra gufoso, io adoro i gufi e quindi due cose unite, è stupendo, stupendo. Mi sono presa per quest'anno due candele della Yankee da accendere mentre decoro casa perché sono troppo buone. Una è Christmas Cookie e l'altra è Christmas Garland. E per ultimo che abbiamo finito, da Banggood, sacco di tempo fa ormai, ho preso questo filo di lucine
stracarino, fatto a forma di fiocchetti di neve, che funziona a batterie, e sono stracarini. Dai, sono carinissime, le ho pagate veramente pochissimo perché da Banggood, insomma. Bene, noi ci vediamo mercoledì prossimo con un nuovo video. Se non siete ancora iscritti al canale, iscrivetevi, mi raccomando. E nell'info box trovate anche il link per iscrivervi alla pagina di Facebook e volendo per donare e supportarmi su Ko-Fi e su Patreon. Quindi nell'info box trovate tutto e andate a vedere. Mettete mi piace a questo video, condividetelo. Noi ci vediamo alla prossima. Ciao a tutti!